Grazie, è pervenuta una mozione urgente, sostegno alla mobilitazione del CNR, quindi chiedo al capogruppo Auletta, che è il primo firmatario, se illustra i motivi dell'urgenza. Presidente, sarò brevissimo, visto che prima dell'inizio del Consiglio Comunale i capigruppo hanno avuto un incontro con la delegazione dei precari del CNR e si è concordato di presentare oggi in Consiglio Comunale un testo, vista l'imminente approvazione della legge di stabilità e la scadenza per la presentazione degli emendamenti. L'urgenza è data, come dire, dalla scadenza che viene imposta alla legge di stabilità e anche dall'accordo che c'è fra tutte le forze politiche, e poi farò, Presidente, una mozione d'ordine per poterla discutere subito. Allora, quindi mettiamo a questo punto in votazione la mozione d'ordine di procedere subito alla discussione e votazione di questa mozione urgente. 19 contrari, nessuno, astenuti, 1 del torto. Approvata. Allora mi confermano gli scrutatori che favorevoli erano 20 e un astenuto. Quindi non cambia, comunque è approvata. Prego, consigliere Auletta. In maniera anche molto breve, anche diciamo nello spirito unitario con cui si è costruita questa mozione, non mi soffermo sull'analisi che fa il nostro gruppo, però su quello che è emerso credo dall'incontro che abbiamo avuto come capigruppo e che sia corretto da restituire a tutto il Consiglio Comunale. Oggi in questa riunione che abbiamo avuto con una delegazione da parte dei precari e delle precarie del CNR è riemerso nuovamente il fenomeno della precarietà come un fenomeno strutturale di un centro di ricerca di primaria importanza per la nostra città. Abbiamo ascoltato le storie di vita e di lavoro di lavoratori e lavoratrici che in media da circa 10 anni sono precari e senza una prospettiva, in cui veniva messa in evidenza e veniva duramente criticata la mancanza di investimento in un settore strategico come quello della ricerca e del trasferimento tecnologico, per cui questa condizione di precarietà diventa condizione strutturale. E la richiesta che ci è stata fatta è stata quella di trovare una, come dire, un appoggio, un sostegno alla mobilitazione che è iniziata in queste settimane e che ha un obiettivo abbastanza chiaro e specifico, cioè la richiesta al governo di un finanziamento pari a 300 milioni di euro. 300 milioni riguarda tutto il compartimento della ricerca, 190 specifici per il comparto del CNR, per riuscire a far sì che vi siano quelle stabilizzazioni che già il decreto Madia prevede, ma che non possono essere realizzate a causa della mancanza di risorse. Per cui in questa mozione che abbiamo sottoscritto tutte le forze politiche, sostanzialmente, Presidente, si rivendicano alcuni passaggi fondamentali: il sostegno alla mobilitazione in corso, il ribadire un principio fondamentale, che una qualità di ricerca si può fare semplicemente se vi è una qualità del lavoro, cioè le due cose vanno di pari passo, quindi un lavoro garantito, adeguatamente retribuito e quant'altro, e la richiesta di investimento reale all'interno della legge di stabilità, visto che poi entro la settimana verranno chiusi gli emendamenti. C'è anche un impegno, Presidente, alla tua persona, sia di invio del documento ai gruppi parlamentari, al Presidente del Consiglio e ai ministeri afferenti, ma anche su proposta, lo dico per correttezza, del capogruppo Mannini, ma che è stata accolta da tutte le forze politiche, di riprendere un'iniziativa che abbiamo fatto anche in altri casi, ovvero di convocare la prima seduta, di convocare il prossimo Consiglio Comunale, almeno, poi questo si vedrà, si deciderà la conferenza dei capigruppo, almeno nella sua convocazione iniziale all'interno del CNR. Tra l'altro anche i lavoratori hanno occupato, tra virgolette, una grande sala del CNR, per cui ci hanno invitato, e questo è anche l'invito che rivolgo Presidente Buscemi, a tutti i consiglieri comunali, di recarsi lì, capire le storie che sono state fatte, capire le mobilitazioni che ci sono. Ribadisco anche un invito, perché penso che sia importante, già gli altri capigruppi lo faranno, di coinvolgimento dei parlamentari e delle forze politiche, in modo tale che questa vertenza possa andare avanti, e ovviamente l'importanza della questione dei tempi, perché purtroppo, come ci è stato detto più volte, il rischio è che se queste risorse non verranno stanziate e si confermeranno i pochi milioni che da oggi sono stanziati, si procederà semplicemente a 300 assunzioni a fronte di un bisogno di oltre 4.500 posti che sono da tempo vacanti. Credo che per tutti noi è stato un elemento importante l'incontro di oggi, e l'approvazione di questa mozione all'unanimità credo che sia un fatto politicamente rilevante, anche perché, come ci è stato più volte spiegato,
il ruolo di questi ricercatori è anche un ruolo in questo momento, fra virgolette, di procacciatori di fondi, cioè loro stessi, come dire, cercano i fondi per poter pagarsi il lavoro che fanno. Il tema del trasferimento tecnologico per la nostra città è un tema di prioritaria importanza del rapporto con le aziende del territorio, per cui questa mozione prova ad andare incontro e a rispondere a una richiesta che ci è stata fatta dai lavoratori e delle lavoratrici e che penso che oggi, se con questo voto, sia di primaria importanza. E poi vedremo, Presidente, sceglierai tu i modi e le forme di dare seguito a questa richiesta di poter convocare il Consiglio Comunale al CNR. Ci sono interventi? Non mi pare che ce ne siano, per cui allora mettiamo in votazione la mozione. Quindi chiedo agli scrutatori se sono in posizione. Allora vediamo, allora mettiamo in votazione la mozione urgente sostegno alla mobilitazione dei precari e precarie del CNR. Favorevoli? Ricci e Buscemi, alzate una mano. Sì, vabbè, ma alzate anche la mano magari. Contrari? Nessuno? Astenuti?